saluto Fabrizio Mastroforti con me per spiegare questo aspetto. Ciao Fabrizio. Ciao Manuela, a te e ai telespettatori di Fonti TV. Allora, Fabrizio, intanto ti chiedo, appunto, era prevedibile questo rafforzamento ulteriore del dollaro dopo le parole di Jerome Powell, e perché? Beh, sono state parole che confermavano un po' quello che si era detto già diciamo nell'altra riunione, però hanno rafforzato perché si è parlato di, cioè si è trapelato un probabile rialzo dei tassi già da marzo, e quindi il totale dei rialzi previsti per il 2022 sono 4. Ed in più si è fatto capire che l'inflazione ancora non è sotto controllo, nel senso che si cercherà di fare in modo, in tutti i modi, di tenerla sotto controllo, però sono previste manovre anche eccezionali da parte della Federal Reserve per questo. Quindi è venuto alla luce in maniera definitiva questa problematica, che per diversi mesi, ricordiamo, era stata considerata transitoria, e da qui insomma la sicurezza anche della fine dell'acquisto di obbligazioni per marzo ha fatto sì che almeno si abbia avuta la conferma da parte degli operatori che dopo le prime parole abbiamo visto una prima discesa di euro-dollaro, quindi un rafforzamento del dollaro che dura da qualche giorno, però era intervallato, diciamo, da rimbalzi che facevano pensare ad una indecisione. Invece il dollaro è tornato molto forte dopo le parole di Powell, con tutte le valute, anche con lo stesso dollaro canadese, che nello stesso giorno ha anche lui paventato la banca centrale canadese un aumento dei tassi per un miglioramento delle condizioni economiche, ma anche sicuramente per un continuo rafforzamento, certo, del petrolio. Ecco, quindi per stare proprio sul titolo di questo nostro approfondimento, Fabrizio, dollaro e controllo dell'inflazione, ecco gli scenari. La prima cosa da dire è questa, che appunto proprio per l'obiettivo, no, primario del controllo dell'inflazione da parte delle banche centrali, nel medio termine ci sarà spazio di ulteriori guadagni del dollaro nei confronti delle principali valute, quindi questo è il primo aspetto. Però ti giro la domanda e facciamo un passo ulteriore, che in questo momento sia improbabile poter dire quanto guadagno appunto potrà avere il dollaro? Beh, è difficile, nel senso, ci possiamo fare aiutare dall'analisi tecnica, dai livelli, nel senso che sicuramente nel dollar index aver superato i 95 e 70, che sono state uno spartiacqua importante negli ultimi due anni, e aver raggiunto i massimi che non si raggiungevano da giugno, luglio del 2020, ha fatto sì che alcune resistenze sono state rotte, e ancora oggi, dopo un lieve ritracciamento, il dollaro sta spingendo, il dollar index sta spingendo in alto, e quindi per adesso insomma la forza del dollaro è in dubbia. Comunque ci sono delle resistenze più in alto, chiaramente a 100 e a 103, dove il dollar index dovrà far fronte insomma a questi livelli tecnici, così come in questo momento si è fermato sul livello importante, sulla fascia da 1.11.30, proprio dove sta battendo adesso il prezzo, fino a 1.11.10, è un'area di supporto di euro-dollaro importante, per parlare insomma di livelli tecnici. C'è da dire che anche il dato sul PIL di ieri chiaramente ha rafforzato questa vision dell'economia che sta viaggiando nel miglior modo in tutto il mondo, insomma, perché sì, ci sono dubbi sulla Cina, anche se
molti operatori e anche fonti cinesi parlano di riacquisto delle azioni da parte delle società, perché viene visto questo, diciamo, questo ritracciamento dovuto alla crisi immobiliare come un'occasione d'acquisto, anche perché i dati di Apple superiori all'attesa di ieri fanno sì che per quanto riguarda i titoli tecnologici ci sia insomma un respiro dopo il calo dell'indice Nasdaq delle sì. ultime settimane, ecco. E questo, sì, questo è importante secondo me anche per il continuo della forza del dollaro. Ecco, bene anche fare questo passaggio tra questioni puramente finanziarie legate proprio per esempio al tema dell'inflazione alle banche centrali, questioni invece che ci riportano più alla macroeconomia, all'economia reale, cioè tu hai citato appunto i dati sul PIL americano, una crescita economica più veloce dal 1984, lo ha detto anche il presidente americano Joe Biden. Ecco, queste sono le questioni che andranno, no, a confluire poi in ciò che potremmo assistere anche a livello tecnico sull'euro-dollaro. Sì, esatto, anche se alcuni operatori, per fare ecco, un confronto su questa situazione che parrebbe orientare solo verso la crescita, alcuni hanno visto questi dati però dati dal contributo delle scorte, le imprese ci hanno immagazzato nei loro insomma magazzini, hanno riempito i magazzini per far fronte alla crescente domanda per i famosi problemi nella strozzatura nel campo delle offerte, no? Sì. E questo PIL riguardava l'ultimo trimestre del 2021. Ci sono dei dubbi che questo svuotamento insomma delle scorte in ottica 2022, quindi i dati di aprile 2022 cominceranno a essere un ulteriore potrebbe essere insomma un primo segnale di rallentamento della crescita, perché anche perché la curva dei tassi tra il decennale e quelli a 2 anni è scesa a 63, sì, che è il minimo dal settembre 2020, e sappiamo che questo è un indicatore molto guardato dagli analisti, perché è indice di un possibile rallentamento della crescita dell'economia, un rallentamento dell'economia. Quindi questo entusiasmo chiaramente dovuto ad un dato del PIL superiore all'attese, quando alcuni analisti l'hanno visto però sotto degli aspetti che c'erano dietro, e quindi una possibile crescita dovuta al problema inflazionistico. Okay. E quindi c'è da tenere anche presente questo, cioè ad aprile 2022 sarà importante vedere se anche il primo trimestre del 2022 ha le stesse caratteristiche dell'ultimo trimestre certo, del 2021. Certo, questo sarà molto importante. Per fare un primo confronto che ci darà più possibilità di andare a vedere cosa potrebbe succedere poi. Senti, lo abbiamo già un po' sfiorato questo tema, però c'è una domanda specifica, quindi facciamo anche un po' di sana educazione finanziaria. Chiede questo amico di spiegare un po' la relazione che c'è tra i tassi di interesse, quindi appunto la decisione della banca centrale di cominciare a aumentarli, e l'andamento dell'euro dollaro, appunto, no? Perché appunto l'abbiamo già detto, però insomma rispondiamo in modo più mirato, Fabrizio. Beh, un aumento dei tassi di interesse di ogni nazione solitamente corrisponde ad un crescente valore della valuta. Perché? Perché gli stati sono portati ad investire, no? in quella economia che sta crescendo, e quindi più domanda per la legge della domanda e dell'offerta, più domanda della valuta, perché per fare investimenti in quella nazione ci vuole la valuta di quella nazione, e abbiamo quindi un rialzo del valore della valuta stessa. Chiaramente nel Forex
se questa valuta la mettiamo a confronto con un'altra, è normale che se parliamo di euro-dollaro, se il dollaro si rafforza o anche l'euro si rafforza altrettanto, no? Oppure chiaramente c'è uno spread e quindi che si vede nei prezzi e quindi nel grafico. Certo. Okay? Visto che l'euro per adesso, la politica, anche perché dobbiamo dare atto che pur avendo un'inflazione purtroppo per noi elevata anche in Europa, c'è un discorso un pochino diverso che è più possibile riportarla entro nel senso i valori, ma proprio perché purtroppo cresciamo di meno, quindi c'è anche questa possibilità, certo, che è più facile tenere sotto controllo l'inflazione e quindi in generale, come sempre, per fare un discorso globale si guarda l'economia più importante, ecco, al mondo. Ancora due flash, due brevi domande per te, Fabrizio, prima di salutarti. In questo momento c'è uno dei dilemmi principali, è proprio questo, quello che hai detto anche tu, crescita o inflazione, no? Cosa emergerà uno o l'altro? È vero, è corretto dire che in questo momento quindi le previsioni economiche, usiamo questa espressione un po' terra terra, cioè lasciano il tempo che trovano, proprio perché bisogna capire come i nuovi interventi delle banche centrali andranno a controllare l'inflazione? Domanda numero uno. E poi in chiusura ti chiedo di darmi magari un flash dei cambi più interessanti in questo momento. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, chiaramente sarà importante vedere il rapporto dell'inflazione con la crescita, perché chiaramente se veramente, come alcuni analisti, no, prevedono che la crescita sia dovuta anche ad un approvvigionamento e ad un uso delle scorte per far fronte alla domanda, se abbiamo un'inflazione che non viene controllata e una crescita che invece va deteriorandosi, siamo al fenomeno della stagflazione, che sarebbe un fenomeno molto molto deleterio per quanto riguarda l'economia in generale, e questo rischio c'è sia in America che in Europa, cioè, quindi chiaramente le banche centrali dovranno monitorare sì, queste due variabili in maniera molto importante. A doppio binario, insomma, questa esatto, cioè, non si può, sì, non può prevalere né l'uno né l'altro, deve andare di pari passo, chiaramente. Cambi interessanti, Fabrizio? Chiaramente adesso il dollaro la fa da padrona e quelli... i cambi più interessanti, almeno per me, sono il dollaro contro le oceaniche, nel senso che le oceaniche hanno sempre nel periodo di debolezza del dollaro e di forte diciamo rialzo degli indici, hanno sempre performato in maniera superiore, insomma, alla media, ok? Hanno fatto da correlate con gli indici, hanno sostituito dollaro yen in questa situazione, perché sì, il dollaro non era forte come in questo momento rispecchia, insomma, la correlazione con gli indici, e quindi questo ritracciamento da parte delle oceaniche, soprattutto del dollaro neozelandese, fa sì che ci siano delle occasioni in favore di trend con il dollaro americano. Poi invece per quanto riguarda le commodities che vengono scambiate in dollari, l'oro è sceso sotto quota 1800 e consiglio di monitorare il livello 1788, perché ha fatto da spartiacque in parecchie situazioni, quindi una tenuta di questo livello potrebbe far pensare ad un rimbalzo dopo veramente che sì, è stato spazzato via
da quando ha parlato Powell e dalla forza del dollaro, l'oro ha già perso più del 2% da venerdì. Ah sì, e appunto è sceso sotto i 1800, perché noi ci siamo chiesti fino a qualche giorno fa se diciamo salire sopra i 1850 fosse ormai un miraggio. Adesso siamo proprio ripiombati sotto i 1800, quindi ancora più lontano questo obiettivo, insomma. Grazie Fabrizio Mastroforti, molto utile questo approfondimento nel momento di mercato in cui ci troviamo. A presto, buon lavoro. Grazie a te Emanuela, a presto, buona giornata a tutti. Grazie.